femminile. Italia seconda nel medagliere generale, sono 8 le medaglie appunto messe insieme dalla nostra nazionale, 2 sono d'oro, quella di Benedetta Pilato nei 50 rana e di Simona Quadarella negli 800 stile libero, c'è anche un argento che è quello di Martina Carraro sempre nel 50 rana e poi ci sono i 5 bronzi messi insieme da Ilaria Cusinato, Gabriele Detti, Fabio Scozzoli dalla staffetta 4x50 stile libero e da Martina Caramiglioli sempre negli 800 stile libero vinti ieri da Simona Quadarella. Ma adesso è il momento di spostarci alla blocchetto di partenza perché sono arrivati i protagonisti. Parte alta della vasca con Bukov, Liukkonen, Jurasek, Morozov, Miressi alla 5, poi Zaitsev, Grosset e Cerniak. Vladimir Morozov gasato dal record europeo e dalla vittoria nei 50 rana, un personaggio imprevedibile, già stato capace di vincere questa specialità, il cinquantino dello stile libero all'Europeo di Corta nel 2013 e nel 2017, è campione uscente, vediamo che cosa riesce a fare dopo qualche fatica in più rispetto alle edizioni precedenti, cioè quelle per l'appunto dello stile rana. È stato il primo a riuscire a battere Florent Manodou al seguito della vittoria olimpica, sfruttando quelle che sono sempre state le sue doti, le doti di un atleta cresciuto natatoriamente non solo negli Stati Uniti, un atleta breve ma estremamente esplosivo, con una virata devastante, una velocità di base che è davvero impressionante. Lì fa la differenza, perlomeno dovrebbe fare la differenza, soprattutto nei confronti di Miressi, che ha in questo particolare invece le sue maggiori difficoltà. Alessandro Miressi che ha il suo punto di forza, che sia vasca lunga sia vasca corta, vasca lunga meglio per carità, quindi oggi dovremo fare la tara anche in questo senso, il suo punto di forza nella seconda parte di gara, nei secondi 50 metri, quindi bisogna augurarsi che possa rimanere più vicino possibile a Morozov. Non c'è bisogno di vincere a tutti i costi per andare in finale, anche un piazzamento può andare bene. E poi sempre un'occhiata al cronometro. Giù dal blocchetto di partenza Morozov, subacquea non tanto meglio, sai, rispetto a quella di Alessandro Miressi, una linea piuttosto compatta con il russo che prova a staccarsi ora, guadagna sì un leggero margine di vantaggio. Alessandro Miressi ha già agganciato l'acqua con la bracciata, si sta staccando da Morozov all'azzurro, ma rimane più o meno in seconda, terza posizione e alla fine Morozov vince 20:73, per Alessandro Miressi c'è il terzo posto 21:18. C'è stata un po' di incertezza in partenza con lo starter che ha preteso che tutti fossero realmente immobili, questo ha tolto un po' il tempo di stacco ad alcuni atleti, tra cui proprio Morozov, che poi ha scatenato una violenza micidiale nella parte centrale a ridosso della virata e in uscita della stessa. Molto bene Miressi, forse un'ingenuità all'arrivo, ha preferito effettuare una bracciata in più e non allungarsi. Comunque record personale, gran bella prestazione, un tempo, un piazzamento che direi che non gli permetteranno di avere dubbi sull'ingresso in finale. Permettimi di ribadirlo, ha fatto male, niente affatto male Alessandro Miressi. Accennavamo prima della partenza della sua capacità nella sua gara ai 100 di sviluppare il tutto in vasca lunga o in vasca corta, che sia nella seconda parte di gara, quindi nella seconda vasca in lunga, nella terza e nella quarta vasca in corta, si è ritrovato, perché questo è il 50, a dover fare una gara monca di quello che è il suo meglio, eppure nella vasca di ritorno che è concessa nel cinquantino da 25 non mi è dispiaciuto. No, no, tutt'altro, è azzeccato direi anche una buona prima parte di gara, questo se vogliamo è l'aspetto più importante, se riesce a trovare immediatamente la nuotata diventa pericoloso. 21:18 è un buon crono, ci sono, lo sappiamo dalla vigilia, due atleti fuori quota, uno l'abbiamo appena visto, l'altro gareggerà in questa seconda semifinale, Florent Manodou, campione olimpico del 2012 e vice campione olimpico nel 2016. Florent Manodou è stato anche campione del mondo in vasca lunga e in vasca corta tra 2015 e 2014, proprio dei 50 stile libero, il successo all'Olimpiade in questa gara a Londra nel 2012 nella pancia della balena all'Aquatic Center, è stato campione d'Europa nel 2012, eravamo a casa sua vicino a Parigi a Chartres, un Manodou che ha scelto altro per un periodo della sua carriera, è stato anche giocatore di pallamano, salvo poi decidere e capire che non poteva fare a meno del nuoto. Florent Manodou
che ha messo in mostra pur sempre tutta la sua potenza in questa prima metà di campionato europeo. Lui e Morozov sono quelli che dovrebbero giocarsi la vittoria. Per un azzurro che arrivava dai 100 come specialità preferita, a un azzurro il resqualo Federico Bocchia, che invece ha nel 50 la sua specialità. Sempre solo 50 metri per lui, è un personaggio singolare all'interno del nuoto, l'abbiamo visto molte volte mettere in piedi dei siparietti molto divertenti, per questo non si è fatto molti amici all'interno della piscina per un periodo, poi tutti hanno iniziato a conoscerlo meglio e questo ha ricollocato Federico Bocchia nel cuore anche dei suoi avversari. E comunque a 34 anni, record personale a Genova, questa mattina super efficace, adesso cercherà di migliorarsi ulteriormente. Dall'alto al basso, Selin, Griniev, Bocchia, Manodou, Lobanovski, Bilis, Putz e Timmers. Semifinale europea, 50 stile libero, Federico Bocchia in corsia numero 3, terza dall'alto, prende una partenza piuttosto buona. Federico, vediamo come riesce a gestire la fase di virata, perché qua si gioca tutto, si gioca qualcosa di importantissimo. Prende un po' di onda, ma è sempre a cavallo della seconda, terza posizione. Si ingarella con Florán Manadou, una linea compattissima dove Bocchia è terzo, 21 e 19, un centesimo appena di differenza nei confronti di Alessandro Miressi. Avremo più tardi due azzurri in finale. L'Italia apre benissimo questa terza giornata. Molto 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 bene, una bellissima gara da parte di Bocchia. Nel tempo ha trasformato la sua partenza classica a piedi pari in una track star. Oggi è stato efficace, è riuscito a stare a pari con Florán Manadou. Florán Manadou, da dire, non certo perfetto in questo primo atto del pomeriggio, ma onore a Bocchia, alla sua gara, record personale, finale raggiunta come tu hai detto, grande soddisfazione e possibilità di entrare in finale con delle prospettive di medaglia per entrambi gli azzurri, era inimmaginabile alla vigilia. Hanno dimostrato di avere una condizione ottima sia Alessandro Miressi che Federico Bocchia. Bocchia, che l'aveva promesso anche a tutti i suoi fan, a coloro i quali lo seguono sui social, il resqualo non vi deluderà, bisogna essere gasati e crederci fino in fondo. Ovviamente dietro ci deve essere una ottima preparazione,